Spieghiamo anzitutto che cosa vi proponete con questo referendum. Unione Popolare ha presentato questo referendum per poter abrogare l'articolo 2 della legge 1261 del 65 e della legge inerente alle indennità parlamentari. Ovvero l'articolo 2 consiste nell'abrogare alla famosa diaria i rimborsi spesa dei parlamentari che ammontano a 3.500 euro a parlamentare e vale anche per i parlamentari residenti a Roma e soprattutto non c'è neanche necessità di giustificare queste spese. In questo momento dove tutti noi cittadini, perché Unione Popolare è fatta da cittadini trasversali, stiamo facendo dei sacrifici, abbiamo ritenuto giusto, visto che loro non hanno avuto la sensibilità di farlo, che chi comanda deve dare l'esempio. Non lo ha dato e abbiamo utilizzato l'unico strumento di democrazia diretta che è appunto il referendum. Spieghiamo anche fino a quando c'è tempo per poter firmare. Allora, firmare fino al 31, al 31 di luglio. I comuni hanno cominciato a mandare indietro le firme raccolte, sappiamo che sono migliaia, ma per una questione di serietà noi non ci esprimeremo sul numero finché chiaramente non ci arriveranno tutti i plichi da tutti i comuni italiani. Cosa rispondete invece a chi dice che le firme sarebbero carta straccia perché non ci sono i termini per presentarle? Stanno sostenendo a gran voce che il referendum è illegittimo, ma la cosa più grave è che il referendum è una bufala. Questo ci offende e offende il popolo italiano. Perché? Perché noi abbiamo presentato domanda in Cassazione, il quesito è stato depositato in Cassazione il 19 aprile del 2012. Sappiamo perfettamente che le firme non vanno consegnate, la richiesta di referendum non va consegnata nell'anno 2012, che è l'anno precedente alle elezioni. Richiesta di referendum si intende, chiariamo anche questo aspetto, si intende la consegna materiale delle firme in Cassazione. Pertanto le firme che noi stiamo raccogliendo e che chiuderemo appunto con l'ultima data 31 di luglio, noi le analizzeremo, dopodiché a gennaio le presentiamo in Cassazione e sarà la Cassazione insieme alle firme che vogliamo raccogliere da ottobre ai primi di gennaio a decidere, ma le firme sono valide. Per cui io non capisco questa posizione, anche perché la legge non mi consente di consegnarle. E quindi non consentendomi di consegnarle l'anno prima delle elezioni, io le consegno a gennaio.